Dopo la tempesta c'è sempre il sole. E finalmente oggi, dopo un bel po' di giorni, sono riuscito a scendere qui in giardino. Ovviamente ragazzi, come al solito, il terreno è abbastanza umido. Ho messo i miei stivali e ho anche pestato un mandarino che era praticamente spappolato e pieno di muffa. Cioè, guardate qui, se non era per i miei stivali avrei praticamente pestato una cacca. Guardate che consistenza. Certo, è un vero peccato ragazzi, ma purtroppo non si riescono a raccogliere tutti. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video molto wild ragazzi, ed è un video che volevo fare veramente da qualche mese. A voi che volete intraprendere la passione per lo scout, se volete un giorno essere dei veri wild come me, vi svolterò la vita con questo video, facendovi conoscere un oggetto che in futuro potrebbe tornarvi veramente utile. Ragazzi, questo rientra veramente nella top 5 dei miei oggetti preferiti, quindi preparatevi. All'interno di questo pacchettino c'è un oggetto che mi ha praticamente svoltato la vita. Alcuni di voi probabilmente avranno già capito di cosa si tratta, ma vi posso assicurare che questo ragazzi è un oggetto fantastico. Quando ce l'avevo tra le mani mi sono praticamente commosso. L'oggetto in questione è un multi-tool. Cosa significa multi-tool? Ovviamente utilizzo un termine in inglese perché me l'hanno venduto così. Però se vogliamo dargli un titolo italiano dovrei dire un multi-attrezzo, un multifunzione. Avete presente tutte quelle volte che vengo qui nella natura e vado a cucinare, vado a preparare qualcosa, mi serve un coltello buono? Ecco, di solito utilizzo questo. Questo qui è il mio coltello da John Rambo. L'avrò comprato circa 2 anni fa e vi posso dire che è veramente bellissimo. Guardate, questo è ovviamente molto affilato, quindi bisogna fare attenzione. È molto wild, infatti ha questa impugnatura fatta da uno spago che nei casi di emergenza potrebbe anche servire, e questo è quello che ho utilizzato insomma nel corso di questi anni. È un coltello molto semplice, bello da vedere perché mi piace anche il colore, lo potete portare con questo cinturino, abbastanza semplice anche lui, lo potete mettere all'interno di una cinta e per le vostre escursioni in montagna, nella natura, è buono. Ovviamente però c'era un problema particolare. Se avevo bisogno di un cavatappi, se avevo bisogno di una forbice, se avevo bisogno di un coltellino più piccolo, di una pinza, cosa avrei fatto in questo caso? Potevo riempire il mio zaino pieno di oggetti? Eh no, perché se devi andare nella natura ci vuole uno zaino più leggero possibile. Devi portare l'essenziale, questa è la prima regola se ti vuoi avventurare in alcuni sentieri tortuosi. Ci vuole qualcosa di leggero, utile, adatto in tutte le situazioni e soprattutto che pesa poco e occupa poco spazio. Credo finalmente di aver trovato la soluzione a tutto questo. Grazie a questo mio amico che vi mostravo in anteprima, il mio multi-tool. Ragazzi, l'ho comprato veramente pochissimo per quello che fa e vi posso assicurare che è qualcosa di spettacolare. Ovviamente vi faccio vedere la parte esterna. Questo qui, come quello, praticamente lo potete mettere all'interno della vostra cinta oppure lo potete utilizzare senza taschino. Ok, facciamo questo unboxing wild. Ovviamente ragazzi, mi raccomando, se volete vedere altri video wild e vi aggiornerò sempre sul mio equipaggiamento, lasciate un pollice in su, fatelo per il vostro vichingo che ogni volta compra sempre tante cose belle. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun video, così tutte le volte che esce un video voi sarete subito aggiornati grazie alla notifica. Adesso passiamo subito allo spacchettamento. Allora, andate ad aprire così e tiriamo fuori questo qui, il mio multi-tool. Innanzitutto vi faccio notare lo stile e l'estetica. Guardate quanto è bello. Ovviamente ragazzi ha un peso abbastanza rilevante, anche perché i materiali sono veramente molto buoni. Se lo volete portare col taschino, cioè con questo qui, lo potete fare. Altrimenti lo potete mettere direttamente sulla cinta grazie a questa clip qui. È anche comodo se lo volete portare in tracolla nello zaino. Quindi se lo zaino vostro ha una cinghia in più, lo potete appendere direttamente. La prima cosa di cui abbiamo bisogno è sicuramente un coltello portatile. E questo qui ha all'interno questa lama che funge da coltello, quindi praticamente abbiamo già un coltello. Ovviamente non sarà potente come quello lì, però ragazzi è un coltello che vi permette di fare tutto, è anche abbastanza affilato, poi si può anche affilare nei momenti di bisogno, ma penso che per quello che ci faccio io va più che bene.
Direte voi, è finita qui? E no, perché oltre a questa lama, che ha anche una protezione, quindi voi andate a premere questo per richiudere, c'è anche una cosa che mi mancava e che solitamente potrebbe servire. Come per esempio questo qui, guardate. Questo seghetto qui, questo mini seghetto, è ottimo se dovete tagliare dei rami. È veramente affilatissimo, ha una dentatura abbastanza pungente. E adesso lo andiamo subito a provare perché sono curioso. Anzi no, non lo proviamo adesso. Prima vi faccio vedere le funzioni e poi lo testiamo sul campo. Andiamo a richiudere anche il seghetto e passiamo a questa qui, guardate. Questo qui è un mini metro, guardate, ci sono le misure che potete prendere e inoltre da questa parte fa anche da lima. Quindi se vi volete dare una limatina alle unghie o dovete limare qualcosa magari di metallo, di ceramica e robe varie, lo potete utilizzare. Ma le sorprese non finiscono qui, perché adesso c'è praticamente uno dei miei oggetti preferiti incorporato qui dentro. Sto parlando, signore e signori, di lei. Guardate un po', vado a cliccare e... tac! Le forbici. Ragazzi, questa mini forbice è affilatissima. Credete, all'apparenza sembra che non tagli nulla, ma in realtà è veramente affilata e molto comoda. Grazie a questa mini forbice potete praticamente tagliare carta e tutto quello, insomma, che è di piccole dimensioni. Passiamo subito a un piccolo test sul campo. Guardate qui, se vado a seghettare, ragazzi, io non so se voi riuscite a vedere, ma ovviamente questo è un tronco gigante, enorme, e considerate che mi sto aiutando con una mano. Però guardate qui come seghetta, guardate che scavo che ha fatto qui. Questo per i piccoli rami è veramente ottimo. Vi potrebbe aiutare in tantissime situazioni in cui avete bisogno magari di accendere un fuoco, di creare una fune, di creare una leva. Ecco, grazie a questo lo potete fare. Le forbici poi sono di una comodità veramente disarmante. Il coltello, ragazzi, è un coltello. Semplicissimo. Lo andate ad aprire e dopodiché andate a utilizzarlo. Ovviamente, ragazzi, questo che sto facendo io non si fa, perché di solito potrebbe rovinare la lama. Però guardate, guardate quanto è affilato. Cioè, guardate come sbuccia questo tronco d'albero. Come se fosse burro. Però i più attenti magari si staranno chiedendo: Vito, come mai c'è una vite piantata all'interno del tronco d'albero? Certo, le sorprese mica finiscono qui. Arriviamo alla parte ancora più curiosa di quest'aggeggio. Infatti, se andiamo ad aprire, come se fosse un robot, ragazzi, da questa parte, guardate un po'. Sorpresa! Da un coltello, un seghetto, una lima e una forbice abbiamo ottenuto questa pinza, che all'apparenza sembra piccolina, ma ragazzi, credetemi se vi dico che è molto robusta. Fa praticamente un sacco di cose. Potete avvitare bulloni di piccola taglia grazie a questo innesto qui. Inoltre fa anche da tronchessina, perché praticamente c'è questa parte che taglia. Quindi se vi capita di dover spellare un filo, potete anche farlo. La pinza è abbastanza robusta, l'ho provata con un fil di ferro e vi posso assicurare che funziona abbastanza bene. Ovviamente, ragazzi, non vi aspettate prestazioni incredibili, perché una pinza è una pinza, però questo fa da 12 oggetti in uno e quindi, diciamo, il risultato è più che soddisfacente. Ma arriviamo ad un'altra sorpresa, perché le sorprese, dicevo, non finiscono qui. All'interno, quindi da questa parte, abbiamo altri oggetti, altre funzioni da poter utilizzare, come per esempio questo qui. Questo è un apriscatola, quindi potete aprire le scatole di tonno, le scatole di carne, insomma potete fare un po' di tutto. Poi ci abbiamo questo qui fa praticamente da apribottiglia. È più o meno simile a questo qui che vi ho fatto vedere prima, solo che c'è una differenza particolare. Entrambi possono fare da giravite da taglio. Vedete, questo qui praticamente vi permette di avvitare le viti che hanno un taglietto soltanto. E poi abbiamo questo. Questo qui, ragazzi, è un oggetto molto particolare perché potrebbe fare da tagliafune. Cosa significa tagliafune? Che se siete in una situazione particolare di pericolo, grazie a questo, praticamente potete tagliare la vostra corda, perché all'interno c'è una piccola lama. Quindi questa qui è molto tagliente. Ovviamente non le ho ancora testate sul campo, però spero di non doverlo fare mai, nel senso che non avrei motivo di tagliare una fune se non sono in grave pericolo, no? Da questa parte invece abbiamo altri due tool, quindi altre due funzioni, che sono rispettivamente questo
coltellino piccolo, perché ragazzi è molto affilato e all'interno c'è un buco. Questo probabilmente serve per aiutarvi con le corde, per fare nodi, per spellare le corde. Sono cose che sinceramente io non ho mai utilizzato, le ho viste soltanto nella pubblicità dell'oggetto stesso. Ma la cosa che più ha catturato la mia attenzione è questo qui, ragazzi. Quindi se andate, grazie alla sicura, a chiudere questo, potete prendere questo qui, che è un classico giravite a croce. Guardate qui, è un po' piccolino, perché vi dico la verità, me lo aspettavo leggermente più grande, però vi posso assicurare che il materiale è molto buono. Infatti adesso proveremo a svitare quella vite. Vedete questa vite che ho messo qui? L'ho messa sempre con questo, però adesso vi faccio vedere come svitare e avvitare. Guardate, basta fare un po' di pressione e la nostra vite salta via. Guardate, la potete anche svitare con le mani. Allo stesso tempo potete anche avvitare, quindi andate per avvitare in questo modo. Guardate che spettacolo, ragazzi, guardate. Ovviamente non è il massimo della comodità, perché non ha un manico di gomma come i classici giraviti, però ragazzi, volete mettere? Guardate che roba. Ecco fatto, avete visto? Adesso andiamo a provare la nostra pinza. Guardate, ho portato una fascetta. Questa qui è, diciamo, di un materiale abbastanza plasticoso. Andate a chiudere, guardate un po'. Stringete la vostra fascetta in questo modo, ragazzi. Non so perché la luce va via e viene, però una volta ottenuta la nostra distanza, diciamo, stabilita, possiamo, grazie alle tronchessine, andare a tagliare. Guardate un po'. Burro, quindi pensate cosa può fare ai fili. Insomma, ragazzi, ovviamente non è un oggetto super performante, nel senso che se cercate una pinza resistente, questa non è il massimo. Però, diciamo, per avere tutte queste funzioni in un unico oggetto che poi si richiude e diventa così piccolo, fidatevi che è tanta roba. Perché, come dicevo, un grandissimo dell'escursionismo, più spazio avete all'interno dello zaino e meglio è. Adesso facciamo l'ultimo test. Guardate, ragazzi, ho portato dei post-it, non so perché sono un po' alluciato, e prendiamo le nostre forbici. Guardate che roba, ragazzi, guardate un po'. Clic e siamo pronti per iniziare. Adesso, grazie alle nostre forbicine, guardate un po', andiamo a tagliare il nostro pezzo di carta. Quindi lo chiudiamo così, facciamo qualche piega in più. Perché divento scuro e bianco? Perché? Perché la videocamera è impazzita? Guardate un po'. Raga, guardate. Semplicissimo, cioè se voi volete tagliare, guardate come taglia, spettacolare, guardate un po'. Se dovete fare lavori di bricolage nel bosco, lo potete fare. Insomma, che dire, ragazzi, sono molto soddisfatto di questo acquisto. Adesso vado a richiudere le nostre forbicine, anche queste molto semplici. Questo lo posso portare nel cinturone oppure nello zaino, però è un attrezzo che ogni scout dovrebbe avere con sé. Cioè, pensate che se dovevo portare una pinza, un giravite, un coltello, un seghetto, una forbice, ci voleva più spazio, ma soprattutto per andarli a cercare all'interno dello zaino è un po' più confusionario, perché tu metti la mano nello zaino e vuoi essere comodo. Grazie a questo prendi subito l'oggetto che ti serve e poi te lo usi tu. Insomma, è una cosa fantastica che merita sicuramente un pollice in su e un cuoricino qui sotto per me e per il mio nuovo mini tool. Prossimamente lo utilizzeremo sicuramente per farci una bella ricettina, una bella tisana qui nella natura. Che dire, se questi video vi piacciono, mi raccomando di sostenermi. Ho comprato veramente tantissima roba che vi farò vedere nei prossimi video. Seguitemi su tutti i social per avere consigli di ogni tipo, magari vi posso aiutare, quindi venite su Instagram a chiedermi qualcosa, che se la so vi rispondo volentieri. Noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao! Whoa.